staffetta. Un campione olimpico che ha vinto l'oro nella 4%. Chi è sempre da sola è la nostra Cecilia Camerlini. Chi si tuffa e sa che deve fare il tempo migliore, che deve affrontare le avversarie più agguerrite, in particolare le cinesi che si nascondono sempre, quest'anno gli daranno a Rio dalla porta di servizio, saranno agguerritissime, non è così? Ah, le sto aspettando. Stai aspettando al marco. Io ho chiesto anche a tanti altri grandi nuotatori, nuotatrici come te in questi anni, in questi mesi, non ultimo Gregorio Baltrinieri, che è un caro amico al quale ho fatto questa domanda e faccio anche a te. Combattere contro se stessi e contro gli avversari. Voi nuotatori avete due grandi avversari, il primo però siete voi probabilmente. E secondo me quello più cattivo di tutti è proprio essere contro se stessi, ecco, perché gli avversari, se non altro, sono persone che come te stanno gareggiando. Tu comunque quando esci dalla vasca non li incontri più, magari negli spogliatoi, così ci fai quattro chiacchiere, con te stesso ci stai sempre. Quindi è un avversario che ti porti in casa dappertutto, e quindi è, secondo me, è quello che è un po' lo sport individuale, diciamo, che oltre la squadra è poi anche questo individuo che sei tu e che, con cui ti confronti tutti i giorni. Ovviamente ce l'hanno anche nello sport di squadra, cioè ognuno si confronta un po' con se stesso, ma ecco, soprattutto nel nuoto, diciamo che questo aspetto è molto importante. Però ecco, io ho un segreto, ecco, perché non sono proprio da sola durante le gare. C'è il mio allenatore che nel mio caso è una parte, se si può dire, ancora più integrante della... che per il nuoto per non dotati, diciamo, perché quando si arriva in fondo alla gara, insomma all'arrivo della gara stessa o prima della virata, il mio allenatore mi deve dire che c'è il muro, altrimenti il muro mi incontra troppo velocemente, quindi dopo sarebbero dei gran problemi. E quindi in questo caso il mio allenatore partecipa alla gara in modo un po' più attivo, fa da tutto, esatto, in tutti i sensi. Mi deve dire quando è che devo fare questa virata oppure quando sono arrivato in fondo, quindi ci vuole un po' quel gioco di fiducia in più che diciamo fa un po' pendere l'ago della bilancia verso lo sport di squadra, nonostante tutto, perché siamo un sport di coppia. Ecco, diciamo, per parlare di ciclismo è una sorta di tandem, tu pedali un po' di più di lui, però sicuramente senza di lui avresti delle difficoltà. Sì, soprattutto perché se non c'è quel rapporto di fiducia, quell'allenamento costante insieme, ci sbagliamo, perdiamo secondi e li regaliamo magari a qualcun altro che a cui fanno sicuramente molto piacere. Ecco, cioè, tu sei nell'epoca contemporanea, a livello di nuoto paralimpico, l'atleta che al mondo ha vinto di più e che ha attualmente in tasca o al collo simbolicamente il più grande numero di medaglie a tutti i livelli. Ma guarda, per quanto riguarda gli ultimi anni, secondo me c'è qualcun altro che ha fatto un po' di più, sicuramente in altre categorie. Per quanto riguarda i non vedenti in Italia, ecco, diciamo che a livello italiano sì. A livello mondiale, secondo me c'è qualcuno ancora che ha fatto qualcosa in più. Tu con quanti allori olimpici da titolare arrivi a Rio? Quanti ne hai ancora al collo? Ne ho due, sono quelle di Londra che sono ancora lì. Pensavo che quest'anno me li togliessero perché ci sono stati i mondiali e quindi ho detto dai, quest'anno me le portano via. Io non ho potuto partecipare perché ero a casa a studiare, quindi ho detto quest'anno me lo tengo per lo studio. Ben contente le altre atlete, signorine provenienti da altre nazioni, però non me le hanno portate via, quindi sono ancora lì. Quindi si presenterà Rio de Janeiro con le due medaglie olimpiche a titolare, i due mondiali, i due primati del mondo da battere, e sarà lei a difenderli. Questo mi sembra importante dirlo, no Ceci? Assolutamente. Riccardo,